perché quando parla Barisoni mi distraggo dopo le prime due parole, mentre riesco a memoria a ricordarmi ogni frase di Filippo Champagne? Cruciani, Parenzo! Oh, ma quando ritornano Filippo Champagne e Nevio? Li voglio subito! Dai Dario, tieni duro Dario! Tieni duro Dario! Tieni duro Dario! Dario! Inchinatevi come mi inchino io! Inchinatevi! Fatemi rivedere, quota 8 ve l'ho dato! Fai vedere! 8! Ecco, se volete capire come passa le sue giornate il signor Filippo Champagne, caro Parenzo, in parte così davanti a uno schermo oppure dentro una sala corse, non so esattamente, dove a un certo punto vede un cavallo sfrecciare su cui magari ha puntato. Quanto avevi puntato? Scusami Filippo, quanto avevi puntato? €400. €400 su quel cavallo, no? E a un certo punto eri talmente preso dall'adrenalina di quel cavallo che stava per arrivare che naturalmente. Forza. Che hai fatto? Quanto hai fatto ballare la fresca? Quanto gli hai tolto? Quanto alla cassa sei andato per quanto? Certo, ha vinto, ho fatto vincente e piazzato. Chiaramente essendo un cavallo a quota alta l'ho giocato di meno vincente e più piazzato. Capito Parenzo? Hai capito tutta il giro del fumo? Capito Parenzo? Oh, dove cazzo sta quello? Mi avete piazzato due coglioni. Mister, dove sei? Fatti vedere, dove sei? Già ti presenti così. Mi avete piazzato due coglioni così. Due coglioni, ce l'ho anch'io i coglioni, poverello. Allora, fermi due, tutti, ecco Filippo l'altro. Champagne, meglio l'astirato, fermi tutti. Ecco. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Attenzione, please, Parenzo. Attenzione, please. Sì. Dimmi, allora, io dico solo una cosa. Questa trasmissione sta raccontando da qualche mese le peripezie, la quotidianità e quello che succede nella vita di due signori che sono diventati immediatamente popolari. Uno si chiama Filippo Champagne e come sapete è il... Sono due casi umani. Ma no, due casi umani. Due casi umani. Ma non sono due casi Uno umani. Che si fa... Due casi umani, uno che è stirato, poveretto, lo rivendica pure, debiti, pezza al culo ovunque, pezza al culo, e dà il coraggio di dire poverello della chiesa. È regolare, sei un poverello, se sei un povero sei un povero, povero. Quello è molto incazzato sempre, per questa definizione che gli dai, il poverello così, della chiesa. Mi nervosisce. Ma poi che vuol nervosisce? Io lo dico apposta, l'altro, per farti incazzare. L'altro, lo champagne, il massimo che fa è svegliarsi a mezzogiorno, tre volte a settimana va a lavarsi i capelli tre volte al mattino. Faccio generale economia, tu invece sei taccagno, te li lavi sotto la doccia i capelli, dai. Certo, dove te li devi lavare i capelli, scusa, dove te li devi lavare? Dal parrucchiere, così faccio guadagnare, guadagnare dei ragazzi giovani che magari hanno aperto il negozio di parrucchiere, li faccio guadagnare, io vado da 3 o 4, anzi adesso ho messo dentro anche un quinto, così sono tutti felici. Cioè, tu invece vai al supermercato, tu 5 giorni su 7 vai dal parrucchiere. Sì, 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 addirittura 4 ogni 5 giorno. Sì, anche 4, tutti i giorni, se lo voglio anche tutti i giorni. I capelli, sì, sì, mi piace il massaggio, apparenza cose, cioè, quello lì va al supermercato, compra lo shampoo da penso da 60 centesimi te più IVA, no, non bisogna vedere bene da quanto. Ma ci vuole anche, dimmi che marca usi di shampoo, che shampoo usi, pare. Ci vuole anche del tempo però per fare queste cose. Io non c'ho un cazzo da fare e faccio quello che voglio. Ah, ecco, appunto, esatto. Anche perché appunto, non rubo il tuo tempo, appunto. Parenzo, e non rubo il tempo a nessuno, quindi non c'ho un cazzo da fare e faccio quello che voglio. Cioè, a me piace oziare tutto il giorno. E questo però oggettivamente no, io lo invidio moltissimo, cioè, un messaggio diseducativo. Ma perché messaggio diseducativo? È una cosa molto chiara. Lui, io lo vedo, lo seguo alle volte, cioè, di notte, allora, Parenzo, di notte. Parenzo, io l'ho già spiegato nelle altre trasmissioni, il lavoro nobilita l'uomo, diciamo, ma di cosa, ma quando, ma cosa? A me non mi nobilita niente, mi nobilita l'ozio a me. A tu me oziare, giocare, basta. Bere, sono le cose che mi piacciono di più. Però questo è oggettivamente non è un gran messaggio, uno dice il lavoro non... No. Allora io farei un sondaggio, chiediamo a tutti gli italiani se vorrebbero oziare, bere, andare al ristorante, uscire con qualche figa, tutti dicono Filippo il numero uno c'ha ragione. Dimmi chi dice di no, per me è un fesso. Un Parenzo può dire di no, che non capisce un cazzo. Scusa, dov'è che ti vai a ballare la fresca domani? Domani andiamo al casinò, siamo 3 o 4 amici, ci balliamo 50.000 pezzi per gli impiegati. Come 50.000 50.000 euro. Facciamo una l'unione fa la forza, sì. E giochiamo sulla 50.000 euro. Ma è brutto 50.000 pezzi per gli impiegati, è proprio sprezzante. Ma che cazzo vuol dire? Ma che sprezzante? Guarda, che io noi diamo le mance agli impiegati. Io quando vinco 10-20.000 gli do anche 1.000 di mancia, fenomeno. Scusi, nell'ultimo mese fenomeno. Qual è l'incasso? L'ultimo è? Mese ho vinto all'incirca 60.000 euro e mi sono fatto un bel regalo. Penso, che il regalo ti sei fatto? Mi sono comprato un orologio, ce l'ho su stasera. Cioè, a dire la verità, a essere
Per la precisione me l'ha regalato il Cobra. Il Cobra è l'uomo che mi segue, tutto me l'ha regalato lui. Chi è il Cobra? Chi cazzo è il Cobra? È Cobra, il Cobra è il nostro uomo, il nostro manager, il nostro uomo. Ma mi... è il nostro il uomo. Manager. C'ha pure il manager. C'ha pure altro. Il manager. Sì. Che si chiama il Cobra. Il Cobra, certo. Ma che cazzo di lavoro fai? Il manager ce l'ha chi lavora, non chi va in giro a spendere soldi del papà. Noi lavoriamo anche noi. Il Cobra. C'ha pure un manager che si chiama il Cobra. Ma te lo sei scordato, l'abbiamo detto 40 volte. Il Cobra. Certo. Ma no, ma mi manda i matti tutte le volte. Ma che bisogno c'è di avere un manager per uno che va 4 volte a settimana a lavarsi i capelli, beve come una spugna la sera e c'ha pure il manager? Che mi cazzo fa tutto, di mondo è mi fa questo? Tutto. A parte che è un amico del cuore, mi fa da manager e mi fa anche da sicurezza. Ma insieme cosa manager? Ragazzo. Ma sicurezza di chi? Come chi di che, chi? Che cazzo di pericolo corri tu? Non so, ascoltami Parenzo, io te lo ripeto, l'altra sera Saviano la sicurezza. Ma, che, ma Saviano sa che chi è Saviano? Io. Ascoltami un attimo. Sì, so chi è, ma non mi interessa saperlo perché non mi piace proprio. Non ti piace? Assolutamente anche no. Fedez non ti piace? Beh, ragazzi, anche lì, Parenzo, tu sei stato l'altro giorno a una trasmissione, a un podcast che non sto neanche Fedez a nominare. Perché sì, io, Muschio Selvaggio. No, io certo, conosco sì solo il Mucchio Selvaggio, che è un film americano degli anni 70 di Sam Peckinpah, che è western, che ha fatto la storia del cinema. Tu manco sai sì, questo vabbè, perché sei ignorante in senso buono. Allora... Ignori il cinema. Comunque, lui aveva messo un tag, mi ha taggato, no? Sì. Dicendo ci sarà il commento di Filippo Champagne su Parenzo. Sì. Allora io glielo ho mandato, no? Sì. Tramite una persona, ovviamente. Sì. E ovviamente in quella puntata io poi ho repostato il tag di Fedez sul mio profilo. Però non ha messo un cazzo. Non ha messo un cazzo, ma sai perché? Perché a quanto pare in quella famiglia gli piacciono giocare con l'inganno. Io mi gioco la fresca e loro giocano con l'inganno. Questo è un attacco frontale. Loro giocano con l'inganno. Io gioco la fresca. Come lo consideri Pulpito? Ma non lo considero neanche un comunista con i soldi. Non lo considero neanche. Ma quale comunista? È un cantante. E ti dico un'altra cosa. Ti dico un'altra cosa, Parenzo. Sai perché a me non invita? Quello ti compra e ti sputa. Mi compra chi? Mi compra le banane. Mi compra al supermercato che lanciava la verdura con sua moglie. Altra cosa vergognosa. Che sarebbe da dire, non so se ti ricordi. Ma non come è una cosa vergognosa, un è così la storia. Lanciamo le verdure adesso, per terra e c'è la gente che muore di fame. Comunque, io semplicemente. Poi che attaccano suo figlio, una cosa vergognosa, ecco, ha ragione, appunto, andrebbero condannati, andrebbero messi in però galera. Però scusami, Filippo, tu una volta hai detto che giocare è meglio di trombare. Tutta io da quello adesso che so sì ultimamente, però ti sei dato un po' da fare a livello di femmine. No, io mi sono sempre dato da fare, solo che ultimamente, come adesso l'ho già ripetuto, io vedo ma le... no, ci sono in giro tantissime scappate di casa. Oggi è difficile uscire con una ragazza che ti piace, che ti dà il cuore, che ti dà l'anima. Sono tutte disperate, tutte escort. Okay, è uno scempio. Io parlo di Milano, ma che escort, sono a Milano. È uno scempio. Escort, è quello che vedi di notte. Cosa stai dicendo, Parenzo? Ma scusa, alla fine c'è la trombata rispetto a una vincita come quella che abbiamo sentito del cavallo. Cosa è meglio? O una trombata con una bella figa oppure la vincita? No, io ho oppure più, passare alla ho cassa. Più, oggi quando ho visto il cavallo, il testa a testa 8. Come hai fatto con 8? Come hai fatto con 8? Porca puttana. Era dai, come otto fare dell'autoerotismo. Addirittura. Sì, spettacolare. Scusami, non ho capito. Che cazzo hai fatto negli ultimi giorni tu, Nevio? Che hai fatto? Hai vinto? Hai perso? Che hai fatto? Ma io perdo sempre. Che cazzo di domanda è? No, ma che domanda è? Una domanda reale. Cioè, l'ultimo mese che hai fatto? L'ultimo mese cosa ho fatto, Filippo? Cioè, ma lo sai tu? Ma che sei? No. Ma che tu non esisteresti senza Filippo? Sì. Diciamo la verità. Sei un morto di fame. Senza Filippo saresti alla canna del gas. E li dovresti baciare i piedi. Li dovresti. Li dovresti baciare. Un pochino sì, un li dovresti baciare i piedi. Saresti. Saresti ma uno rotto i coglioni. Guarda la fresca che c'è qua. Poverelle. Fammi vedere la fresca. Fammi vedere la fresca. Cioè, tu senza di lui. Aspetta, lo dovresti ringraziare. Baciare le pantofole ogni sera, c'è, ma non c'hai niente. Stai calmo, devo controllare o no? Sei sempre amante del douche tu? Minchia, non c'è un cazzo. Cioè, non c'hai niente. Ah, c'ho due spiccioli, ma questo sono solo spiccioli, spicciolini. E poi cos'è? E poi il povero sarei io. Ma che cazzo? Ma tu sei un povero proprio di natura. Tu d'animo lo sei proprio, Parenzo. Tu sei povero proprio di natura. Scusa, ma adesso, ce l'hai nel DNA. Adesso che stai facendo un po' di serate, sei riuscito a perché non spendi un cazzo, capito? Sei riuscito a mettere da parte qualcosa o ti giochi sempre tutto? No, qualcosa me lo sono messo. Tipo, quanto hai in banca adesso? Se tu no, in banca non c'è un cazzo, sono perché non ci puoi andare. Sotto il coso, come sotto il materasso. Che cazzo me ne frega delle banche, è sotto materasso. C'è tutto quello che prendi, le serate che vedi in giro, tutto nero. Tutto, cazzo ne so. No, calma, qui intervengo nero, io. No. Che ne so io? No. Quasi tutto fatturato. Tutto fatturato. Non scherziamo. Tutto fatturato e poi però i soldi chi te li passa? Da lui. Chi?
come me li passa lui? E che ne so, dice che non va in banca, da qualche parte lui transiteranno questi soldi. Sotto il materasso, sotto il materasso. Una banda sotto di materasso. Ma io invito tutti gli italiani, ragazzi, a tornare come ai vecchi tempi. Cioè? Nascondete i soldi in casa, nei muri, perché le banche ve li fottono tutti. L'evasione è giusta, secondo te? Sì, con queste tasse io 100% evaderei il fisco sempre. Tutta la vita. Vabbè, io non faccio un cazzo, non faccio niente. Tutta la vita. Però con le tasse in Italia la gente fa bene a evadere il fisco. Ti rendi conto? Ma questa è istigazione a delinquere. Ma che istigazione a delinquere? Ascolta Parenzo, scusami un attimo Parenzo, mister, un secondo, poi ti lascio parlare un'ora. Cioè, tu sai che ho letto, che dice mister, poi, no, io mister. Mi informo perché io mi documento, no? Come tutti i documenti al mattino, allora? Con i giornali miseri, io mi documento sui miei social, eccetera, con la realtà, col popolo, diciamo, no? Ogni persona che fa un'operazione di banco, ma dove la banca si becca la percentuale, in Italia penso che guadagnano miliardi di euro al giorno. E tu Parenzo sei uno di questi che fai arricchire le banche. Io le banche le faccio impoverire e ne vado fiero, perché le banche fanno la bella vita con i nostri soldi. Fermi italiani, tutti. Mettete i soldi sotto il materasso. Fermi tutti, fermi tutti. Tanto sono tutti uguali. Volevo chiedere a Filippo se apprezza le gesta di Fleximan, quello che distrugge gli autovelox. Io lo metterei in politica, numero uno. Tra l'altro, ho proprio letto criminale. Oggi guardavo un social dove hanno fatto vedere che in Italia, a parte che l'Italia è ricoperta di autovelox, e le società che fanno questi aggeggi guadagnano una fracca di soldi su ogni foto che fanno una macchina, all'incirca 50. Cioè, ci guadagnano tutti. No, è vero, partito della gallina, lo vuoi fare sul serio o era semplicemente uno spot? Io sono già anni che ci penserissimo. E dobbiamo fare il decalogo. 10 punti del partito della gallina. Liberalizzo i contanti, quelli che fanno boom al portiere delle. Ma anche lì, posso dire una cosa? Anche lì, cioè, ragazzi, uno di quelli che ha beccato, tu che hanno beccato sei di un colore. Professionista, vai allo stadio. Se dici posso dirlo, testa di cazzo all'italiano, nessuno dice niente. Ma sono professionisti, guarda il mio idiero. Ma in campo se ti insultano, stai muto e giochi, perché se sei forte fai la differenza. Non è che fanno le scenate e sconda il campo. Parenzo dice che dovrebbero squalificare tutti Ma io squalifico Parenzo. Io ti mando in esilio come Napoleone. Ti mando in esilio, ma quale esilio? Tu non mandi, ti mandi in esilio parte. Io tu devi qui ricevere la visita della Luciano, finanza. Che arrivederci, grazie. Io vedo Filippo che c'ha la gola asciutta. La gola asciutta. Abbiamo un po' di sete. E allora che fai con questa roba qua? Io ho provveduto al momento, quindi eccomi, sto arrivando. Arrivo Filippo. Ma chi è questo? Vieni. C'ha un Petrus. Sì, mi ha detto che c'ha un Petrus. Parenzo, sta bottiglia qua, te la sogni. È mica il tavernello, Paolo. Avvicinati al microfono. Io vorrei aprire questo Petrus proprio perché. Che cos'è il Petrus? Che cos'è? Petrus è un vino rosso francese. Sì, Bordeaux. Quanto costa? Parliamo di Bordeaux. Una bottiglia. Adesso devo vederla annata. No, faglielo dire a lui. Quanto costa una bottiglia di questa? Una bottiglia di quest'annata 2006, primo è introvabile in Italia. E secondo me ci vanno più di 10.000 euro. Cioè, tu quanto l'hai pagata sta bottiglia? Un po' meno di 10.000 euro. Meno di 10.000 euro l'hai pagata. Ma io l'ho portata qua perché. Ma quanto spendi in vino? Io spendo parecchio, ma mica solo in vino, pure i distillati, champagne. L'ultima volta che ho fatto una gaina del champagne ho speso 70.000 euro. A noi ci piace la lussuria, Parenzo. Capito? Ma è uno sfregio. Io non dico di non berlo, ma vedetemi in casa vostra. Non Petrus. Ci credo. Sì, ma no. 2006. Cioè, Petrus da 2006, quanto vale sta bottiglia? Secondo me vale 2006. Più di 10.000, vale anche 15.000 pezzi per gli impiegati. Perché vuol dire 15.000 pezzi per l'espressione? L'espressione 15.000 perché gli impiegati sono i crupieri del casino, no? Quindi quando si vince o si perde, ho dato 5.000 pezzi agli impiegati. Spiegalo, Nevio, che sei più bravo di me. Che si dice. Apriamo. Tanto aprite, fermi, musica intanto. Sono emozionato. Emozionato. 5.000 pezzi per gli impiegati, volgarità, presa in giro della povertà, un disastro. Scusami Filippo, io però prima di che tu ti metti a gustare, a degustare questa bottiglia, volevo chiederti una cosa su Bandecchi, quello che ha detto Bandecchi che guarda il culo delle donne. E sentita la frase, no? Che cazzo ne sai? No, Bandecchi, so, presidente della Ternana Calcio. No, ma non c'entro cazzo, è sindaco di Ternana. Sì, anche presidente della Ternana, ragazzi. Era. Comunque, Bandecchi ha detto: guardare, è normale che l'uomo guardi il culo di una donna, è normalissimo. Parenzo dice di no, che è una volgarità. Parenzo non capisce un cazzo, ti spiego il perché. Io quando mi metto insieme con una bella ragazza.
ragazza, sì, e quando vado al ristorante tutti le guardano il culo, le tette, io godo, è come se mi masturbassi. Tu Parenzo non capisci nulla, il culo delle ragazze, bello, brutto, e chi piace, vanno guardate, culo, tette, tutto, guardare, non si può neanche guardare il culo di una ragazza adesso, tutti sti comunisti come te ci hanno stancato, Parenzo, ci hanno stancato, la gente stufa, anche la manifestazione del saluto romano, c'era il governo, la sinistra, facevano i cortei quelli di destra estrema di 10.000 persone, nessuno diceva niente. Adesso c'è sulla Meloni e i comunisti hanno fatto polemica. Ascoltami un attimo, anche la pasta, io, la pasta Rummo, è andato Salvini a visitare una delle migliori, penso, paste d'Italia, è andato a visitarla, tutti sti comunisti hanno fatto una propaganda, non mangiamo più sta pasta, io li metterei tutti in galera, comunista, io li metto tutti in galera, comunisti, se faccio il popolo della gallina, chi è comunista va in galera, te lo dico io. Ma che perché non è vero, scusami, la propaganda che ha fatto la sinistra per boicottare quella pasta, chi l'ha fatta sta propaganda? Ma leggi i giornali o no? Sui social, come la non la sinistra? La sinistra sono stati, i comunisti sono stati. Scusa, lei sta simpatico Putin? Sta simpatico Putin? Sì, Putin mi piace. Putin è un numero uno sicuramente. Anche ovviamente il Pelatone, non ne parliamo. Beh, Pelatone è il mio idolo, stai scherzando, dunque, ma non esiste. Comunque il Pelatone, sì, Pelatone, Putin, eccetera. Tutti. Com'è sto vino? Tutti disvalori. Disvalori assoluti. Allora, io vorrei chiedere qualcosa però allo stirato di turno. Lei stirato, state zitti un attimo, lei stirato. Poi la vergogna dello stirato che si beve una bottiglia da 15.000 euro. Ma il problema? Qual è il problema? Che esempio è? Cioè, che esempio è? Ma qual è il problema? Spiegami, cioè, non ho capito. Ma perché lo stirato non la compri la bottiglia, la metti, te la offrono la bottiglia da 15.000. Tu non hai mai comprato una bottiglia da 15.000? No, io ne ho comprate anche molti di più, non adesso. Però tu prima mi hai mentito. I soldi che tu metti da parte, come che ci fai? Non te li metti sotto il materasso? Me li ballo tutti, Parenzo. In che modo te li balli? Tutti, alle macchinette. Come si chiamano? Bucofra. È regolare. Cioè tu giochi, non c'è un'immagine vostra, tu e lui alle macchinette. Sì, eravamo a casino di Lugano. Cioè tu e lui con le macchinette, ma che giocavate? Alle macchinette. Lui ha le Bucofra, io gioco alle stelle. Ma questo oggettivamente è una cosa, voi invogliate alla ludopatia, istigate alla ludopatia. Ma giocano tutti, ognuno può fare quello che vuole. Giocano tutti. Abbiamo parlato 3 mesi fa, giocano pure i professionisti. Cioè, di cosa parliamo? Dai, ragazzi. Storia tristissima. Cioè, io non ho capito. Ma la gente magari guarda i vostri video, vi vede giocare, vi vede che siete in gaina, vi vede che andate a giocare ai cavalli, eccetera eccetera, può cadere, disvalori, voi lui dice altro, trasmettete disvalori, ma perché andrebbero bloccati alcuni video che voi fate, scusami una cosa Parenzo, alcune cose sono anche divertenti quando l'idiota urla popolo della gaina, attention please, vabbè, cazzate divertenti, però Parenzo, ma quando dite di andare a giocare è grave, ma scusami, ho bevuto 1.000 euro intanto, un sorso vale 1.000 euro, sina prova contrario, ognuno dei suoi soldi fa quel cazzo che vuole, primo. Secondo, io non ho mai detto ai giovani specialmente ballatevi la fresca come me la ballo io. Io faccio del mio, i miei soldi faccio quel cazzo che voglio, poi gli altri, ma quando andate nelle discoteche a urlare spingere, ma è un mood, fa parte del mood, capito? Cioè non è una cosa, l'abbiamo sempre detto, cioè, è di una giocare, cosa simpatica e basta, ma non è che noi invogliamo la gente a giocare. Se tu oggi Nevio lo stirato entra dentro un istituto bancario, che cosa succede? Ma arrestano. Ho detto per dire. No, però se tu ti dichiari là, dici Nevio, sono Nevio, come cazzo ti chiami, Ciriello, Nevio Ciriello, che succede a quel punto? Cioè voglio aprire un conto, che succede? Non te lo fanno aprire? Ma come me lo fanno aprire? Avanzano, che cazzo devono aprirmi? Cioè sono andato una volta lì alla banca, non faccio il nome, sono andato alla banca a versare 40, io ti parlo di di 20 anni fa. Sei andato in banca? Per versare 40.000 euro. Sì. E allora? 12 anni fa, 13 anni fa. Sono andato lì, quello è arrivato con un papiro così, mi ha detto, ma scusi, ma lei, signor Nevio, c'è un problema. Com'è un problema? Lei segnalato alla centrale rischi. Beh, regolare. Quale centrale rischi? Poverello, stai zitto. A un certo punto è arrivato lì con un papiro e fa, guardi, lei ha un problema, un credito con noi di circa 600.000 euro. Io, così, credimi, io ho risposto così.
cazzo, ho sbagliato banca, mi deve scusare, ho preso e sono andato. È regolare. No, ridere, ragazzi. Allora, volevo chiedere un'ultima cosa a Sbanca. Scusi, Sbanca, si avvicina un attimo al microfono. Lei, questo signore che ha distribuito il vino, alcuni su YouTube lo possono vedere. Vino, io mi sono bevuto appena 1.000 euro, adesso bevo altri 1.000 euro al volo di un sorso. E il suo cuoco personale? Sì, è il Fernando Squiglieri, il mio chef. Cioè, lei ha uno chef personale? Sì, ce l'ho, personale a persona e personale mia, per ragazzi, il nostro locale. Parenzo, te lo sogni sto vino. Cioè, non ho capito, veramente tu hai uno chef personale. Quanto cazzo ti costa lo chef personale? Vuoi che lo dico? Eh sì, dillo, certo. Almeno 5k al mese. 5k, tu spendi 5k al mese per un per coso forza. Personale. Ragazzi, sbanca, sbanca. Banca e sbanca. Ragazzi, dobbiamo chiudere purtroppo. Io l'ultima cosa, Giuseppe, che dire, sai cos'è la cosa più bella di questo orologio che ho preso? Parenzo, voglio che quanto lo senti anche te. Orologio? Quanto costa? Costa più di 50k. Ascolta bene. No, esattamente, adesso non fa di listino fa 72.400 euro. E Ruzza quanto te l'ha venduto? Ruzza mi ha fatto lo sconto. Sì, sulla sessantina. Ascoltami, Parenzo, la mia goduria... No, ascoltami bene, Parenzo, la mia goduria non è tanto averlo comprato, che io questo orologio fa 4 mesi me lo ballo perché andrò stirato, me lo devo ballare, me lo vendo e me lo gioco e lì godo ancora di più, godo il doppio perché non godo quando li acquisto, io li godo quando me li ballo. Ricordati sta frase, Parenzo, ricordatela bene, poverello. Posso dirti che questo orologio però è di una cafoneria tremenda. Come no, oro rosa, è una roba di categoria. Oh, una cosa terribile. Ma che terribile, agghiacciante. Di qualcosa, sbanca, per favore, di qualcosa, sbanca. Cioè, orologio di livello questo. Di livello. 60k di orologio che tu ti giocherai tutto. Sicuramente. Fermi tutti, ragazzi, regolare. Questo è lo specchio dell'Italia. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Attenzione, please, col grande Cruciani. Attenzione. Numero uno di tutti d'Italia. Io veramente, tu devi andare a candidarti in politica insieme a me. Ho aspettato che sto bevendo vino, vabbè. Com'è che dice Parenzo che si incazza quando tu fai attenzione di attenzione? Degli attenzione di attenzione. Una domanda ti faccio, Giuseppe. Sì, chi è il più forte Instagram in Italia adesso? Instagram? Il più forte di Instagram in Italia. Bisogna vedere chi è il più forte. I falsi o i veri o i falsi. Ma chi è il più forte? Filippo Champagne. Grande Giuseppe!